Alice nella città, sezione autonoma e parallela del Festival Internazionale del Film di Roma, siamo con il regista Rob Savage che ci parlerà della sua opera prima, Strings. Rob, trovare finanziamenti per un'opera prima non è mai molto semplice per un giovane regista. Ci puoi raccontare la tua esperienza? Well, allora, ciò che abbiamo fatto è stato inizialmente metterci una data, diciamo una scadenza, fissare una scadenza che era il 22 luglio. Abbiamo deciso che quella sarebbe stata la data di inizio e poi che avremmo praticamente utilizzato qualsiasi budget saremmo riusciti a mettere da parte, a tirar su, e usando diciamo dell'attrezzatura, una telecamera di fortuna oppure anche una diciamo vera e propria macchina da presa, qualora fossimo riusciti. Quindi abbiamo cominciato a letteralmente 6 mesi prima di questa data che avevamo fissato a mandare email, a contattare persone, chiunque fosse disponibile a lavorare anche in maniera gratuita, diciamo lì nei pressi della città dove sono nato, perché è lì che avremmo poi girato il film. Poi siamo riusciti a racimolare i primi 1000 sterline attraverso dei lavoretti che si fanno d'estate, quindi quelle sono le prime 1000 sterline. A 2000 siamo arrivati invece attraverso un mio corto che ha vinto un premio, quindi siamo arrivati al tetto di 2000 sterline. Le ultime 1000 sterline ce le ha poi concesse, diciamo, con un prestito il municipio della mia città, perché una volta che avevamo ottenuto il budget iniziale di 2000, anche ottenere insomma l'ultima tranche di denaro è stato facile, diciamo. Nel tuo film viene affrontata la tematica della violenza nelle relazioni tra giovani coppie. Quanto forte e attuale è questa realtà? Well, I think with Strings what we were interested in doing was exploring. Quello che volevamo fare con Strings, il nostro film, era diciamo, esplorare proprio la violenza emotiva che si può creare tra due persone che decidono di impegnarsi in una relazione. In realtà nel film c'è solo una scena di violenza fisica, però quello che posso dire è che le altre scene, seppur non violente dal punto di vista fisico, sono molto violente dal punto di vista emotivo. E credo che sia molto importante esplorare questi aspetti di una relazione, perché spesso le relazioni vengono dipinte come qualcosa bianco o nero, quindi una cosa, diciamo, molto neutra. Quello che noi vogliamo dimostrare invece è la complessità che c'è dietro una relazione tra due persone. Basta che uno dei due dica una parola sbagliata per riaccendere di nuovo una battaglia, praticamente una lotta tra le due persone nella coppia. Per questo film sei stato regista, produttore e direttore della fotografia. È stato difficile guidare tutti questi ruoli? Devo dire che è stato mano a mano diventato sempre meno difficile questo ruolo, mentre all'inizio ho un po' la tendenza a voler essere molto professionale, quindi volevo che ognuno arrivasse puntuale, che tutti fossimo insomma precisi, diciamo così. Poi mano a mano che siamo diventati più vicini anche da un punto di vista proprio di relazioni umane, abbiamo iniziato a capire ognuno come lavorava l'altro, diciamo che questi tre ruoli non sono stati più distinti, più che altro una sorta di cooperazione. Certo, è chiaro che ci sono state alcune situazioni in cui avevo l'esigenza magari di comportarmi più da regista piuttosto che da produttore o piuttosto che direttore della fotografia. C'è stata per esempio una scena in cui c'erano appunto 100 comparse in cui chiaramente avevo la necessità che tutti fossero puntuali e quindi lì ho avuto bisogno di essere più fermo su un tipo di ruolo piuttosto che un altro, però non ho mai sentito questa differenza tra i tre ruoli, anche perché durante tutto il periodo delle riprese abbiamo comunque vissuto insieme in una stessa casa e questo chiaramente ci ha avvicinato, cioè discutevamo sempre tutti insieme delle scelte che abbiamo fatto all'interno del film, quindi questo ci ha aiutato sicuramente. Discussion every point in the film.